Oggi andiamo a vedere quelle che sono le differenze fra le tre macrofamiglie di scorrevoli. Allora, questa è una tra le tipologie più classiche. Dove abbiamo quella che è un'apertura ribalta, quindi una ventilazione, e poi all'occorrenza c'è la possibilità di andare ad aprire la porta che viene e scorre verso l'interno. La caratteristica principale è quella, diciamo, di avere una compranarità quando vado a chiudere l'anta, però ho anche la difficoltà che ho una soglia nella parte bassa molto alta. Nella parte esterna mi permette di avere una soluzione completamente compatibile. In questo caso è possibile aprire solamente l'anta principale. Nel secondo caso abbiamo sempre uno scorrevole in PVC. Già nella parte bassa tende ad avere una guida molto più bassa rispetto a quello classico, come questo, e a differenza dello scorrevole classico ha la possibilità di avere lo scorrimento di entrambe le ante, sempre con quella che è una termica e un'acustica è molto importante. Nell'ultimo caso abbiamo uno scorrevole molto particolare, in questo caso si chiamano alzanti, è uno dei scorrevoli più raffinati che possiamo fare perché a differenza degli altri, prima di tutto anche su grandi dimensioni scorre con un'estrema facilità e poi soprattutto la parte inferiore è completamente piatta, quindi di conseguenza non ho inciampo e non ho zone che mi possono, diciamo, creare canali difficili da pulire. In questo caso scorre sempre l'anta principale e a differenza delle altre soluzioni su questa è possibile andare ad inserire anche quella che è una zanzariera che viene alloggiato nello spazio dell'anta fissa.